tutti voi ragazzi e ragazze, il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo nel secondo video della Spiral Parkour e siamo rimasti qui, diciamo, sono rimasto qui dove stavamo l'ultimo episodio e esattamente dove stanno gli alberi di Berulla. Direi di andare avanti. Oh, ce l'ho fatta, stranamente. Ora da qui devo salire qui, lì immagino. Ok, beh, non penso che sia dalla parte sotto. Ok, da. Ok, penso che devo saltare da qui. No, ok. Può darsi o da quello sotto di blocco, immagino. Quindi come quello lì ho un blocco solo per saltare. Però dubito che. Devo saltare da qui perché altrimenti scendo troppo in basso. Posso provarci e infatti non ci arrivo in altezza. Ok, l'unica è provare e riuscire a saltare da lì. Sempre se riesco a fare questo di salto. Ah, volevo fare pure da lì. Ok, da qui non credo che devo arrivare da qualche parte. Quello è decisamente troppo alto. Ok, l'unica è questa. Ok, sempre se riesco a fare un salto decente. No, proprio non riesco. Però voglio comunque guardarmi qui in zona nella speranza, magari come in uno dei livelli precedenti ci stava dentro l'acqua una sorta di buco. Da qui non arrivo a nessuna parte, vero? No, infatti. Quindi l'unica è arrivare su quell'albero. Ok, diciamo caduti di nuovo, ma. Ok, ora da qui. Ok, da qui. Se vado qua, quelli sono. Ok, si sì, sono due blocchi, quindi obbligatoriamente devo arrivare da qui. E quindi sicuramente non devo saltare dal blocco più in basso dei due. E quindi sicuramente devo saltare da quello più in alto. Ok, salto, sono riuscito a farlo. Da qui, ok, penso che il salto che devo fare è questo. Ok. Ok.
No, dubito che sia da questa parte. No, niente da fare, non sono riuscito a farlo. E quindi in qualche modo sono costretto a rifare. Ok. Quindi da qui. Diciamo che a parte qualche lag ogni tanto, nel senso i lag che ci sono qui, ogni sono in game ogni tanto non mi aiutano chissà quanto. E quindi devo riprovarci. Sempre se decido di fare un salto fatto bene, niente da fare. Ora, una volta che sono di nuovo di qua, senza prendere le foglie, devo saltare, ok, al punto giusto. Stessa cosa di qua, niente da fare. Ok, salto fatto. Ok, l'unica è appunto un'altra volta salto fatto e l'unica se riesco a prendere il ora vediamo se riesco a prendere quell'unico blocco perfetto e ok arrivato all'altro livello quindi per curiosità mia voglio vedere no infatti ho sperato troppo presto che ci riuscissi. Ok, dubbio devo partire da qui, ma posso tranquillamente partire da qui e saltare su questa zucca. Ok, questo non mi sembra troppo complesso come livello. Bisogna solamente dosare il i salti fatti bene. Ok, questo è un po' più completo. Complesso, scusate. Se avessi saltato sarebbe stato meglio. Ok. Ora il salto come abbiamo visto è questo qui, quindi niente, devo ricominciare. Ok. Se il salto devo fare è questo qui, sì. E infatti. Ora, non credo che devo arrivare lì. Sempre se non cado. Sono due blocchi di altezza e quindi no.
sarebbero due blocchi di salto, quindi non credo che sia quello. Infatti sono riuscito a fare anche quest'altro salto. Ok, abbiamo nuovamente gli slime ball, che è un blocco che sto cominciando a odiare. Quindi sicuramente devo fare il salto di qua. Ok, oh. Ok. E ora devo arrivare su quell'albero lì. Ok, bene o male ci siamo. Ok, diciamo che questo sembrerebbe più difficile, che devo beccare le lilypads. Ah, ok. In verità, per fortuna sono riuscito abbastanza presto. E tu? Oh, ah, ok. Pensavo che dovevo, che potevo salire in un altro modo. Ok. Terzo. Diciamo che non voglio spingere, diciamo, premere troppo i tasti, no, perché poi devo tranquillamente andare oltre essendo un blocco solo, però a quanto pare diciamo, per certi aspetti conveniva farlo ora. Non credo, devo salire e punto. Per di là. Ora devo capire per dove devo andare. A meno che non debba salire per questa lilypaps. Cioè questa veins, scusate. Non credo perché. Altrimenti si sarebbe fatto comunque, messo un blocco di più basso così da permettermi di farlo, perché da qui non ci arrivo. Però il salto lo posso fare da lì. Quindi il tutto sta nel riuscire a salire su quell'albero. Anche se dubito sulla possibilità di farlo, ma non vedo altre alternative. Allora, tanto vediamo se ci sono altri posti dove posso saltare. Allora, di qua non posso passare, quindi l'unico modo per passare da quest'altra parte è di qua. Di là dubito che ci arrivo, di là non posso salirci. No, ce l'avevo fatta, ok. Devo essere preciso al saltare all'ultimo. Ok, bene o male ho capito il tipo di salto da fare. Sempre se riesco a farlo.
Spero di sì. No, ancora no. Ok, sono riuscito a salire sopra l'albero e da qui posso scendere tranquillamente di qua. Allora, quello è un blocco e mezzo, quindi normalmente non riuscirei a saltarci. Ok, quello è abbastanza lungo. Però diciamo si era abbassato di un blocco circa. Ok, quindi posso andare avanti. Dubito di andare in mezzo alla lava. Ok, però da qui posso tranquillamente saltare di qua. Da qui posso saltare di là per poi risaltare sopra alla fenza. Ok, e da qui posso saltare, posso pure provare a saltare di là. Quindi dicevamo blocco, blocco e quindi poi fenza. Ecco, sono ricaduto di nuovo. Quindi nuovo sul blocco e sulla fenza. Ok, sempre se riesco a fare un salto decente, forse ci riuscirei a farlo pure. No. Ok, diciamo questo è abbastanza complesso, però ci sono riuscito alla fine. Ok, devo arrivare su quel blocco lì. E ora? Lì non credo di farcela, quindi devo arrivare sopra la fence, quella lì. Ok, altra fence. E finalmente altro salto. Però qui non posso passare. Quindi devo buttarmi di qua. Nella speranza che da qualche parte poi mi ci farà andare. Quindi l'unica cosa che posso fare è questo tipo di salto, credo. Perché di qua non mi ci, sicuramente non, cioè andando di lato non mi ci fa andare. Quindi l'unica cosa che si può far provare a fare è questa. Ok, ci siamo. Quindi devo provare ad andare di fronte. Ok. Porta attenzione a non ricadere perché altrimenti non possiamo andare avanti. Ok. Da qui penso sopra la fence possiamo andarci esattamente.
Ok, qui non ci conviene andare. Cioè, però possiamo andare di là. Ok. E la cosa ci permette di passare da quest'altra parte e di provare il salto che non siamo riusciti a fare. Ok. No, sono ricaduto un'altra volta. Ok, ci siamo tornati. Ok, salto, ci sono riuscito, di nuovo gli slime ball. Ok, dubbio devo salire sopra l'albero. Meglio, dubbio lo devo fare da lì. Ma lo devo fare da qui. Ok, siamo sopra l'albero, qui posso saltare liberamente, no? Ok. Quindi bene o male ci siamo. Altro, comunque altro livello fatto. Quindi ora come ora l'unica cosa che devo fare è seguire. Ok. Ora, devo capire come fare quello di salto. Ok, bene o male ci siamo, il dubbio devo andare qua perché è troppo alto. E l'unica cosa che posso provare a fare è salire su questo di albero. Ah, da qui. Ok. No, da qui non posso, dubbi, non posso saltare. Ok. Ci sono. Devo fare quel salto lì. Dai. Ora. Ok, in questo modo tendo a salire pure, però allo stesso tempo andare avanti. Ok, ci sono. Perfetto. Settiamo il checkpoint. Ok, questo non è tanto, non sembrerebbe essere troppo difficile come salto, se solo saltassi. Quindi, ok, stesso discorso, posso sfruttare il blocco. No, niente da fare. Ok. E ci sto, quindi stesso discorso. E infine per l'ultimo salto. Ok, sto su un altro livello di lava. Ok, devo arrivare lì. Stando attento a non cadere nella lava. Ok.
ci sto. Perfetto, così. Ora, da qui non ci arrivo sicuro. Ci posso arrivare, però lì posso arrivarci tranquillamente. E stessa cosa vale per di qua. E vale pure. Quindi qui ci sono ritornato, qui posso arrivare e posso arrivare qui. Ora qui posso arrivarci tranquillamente, stessa cosa di qua. Ok, riproviamoci. Riproviamoci. Ok, direi proprio di riprovarci. Quindi salto. E salto pure. Ah, ci sta un'altra. Ok, lì ci sta un'altra pietra che mi bloccava. Ovvero questa qui. Ok, perfetto, la cesta sta marcando. Ok, lock. Posso dormire solo di notte, quindi non. Direi. Ok, questo è un salto molto simile a quello di prima. Sembrerebbe. Meno che non mi fa saltare dalle lilipaps, ma dubito. Ce l'ho fatta la libreria e quindi posso andare avanti. Ora da qui posso andare. Ora da qui posso andare di qua. Quello l'ubido mi ci fa andare da qualche parte, quindi devo andare di qua. Di qua. Ok. No. Ok, voglio tornare di qua. Salto. Salto. Ok. Devo stare molto molto attento proprio sui salti che uno va a fare. Ok. Qua devo saltare all'ultimo. Quindi ora tocca rifare tutto. Ok, stare attenti ai salti. Ok, ce l'ho fatta. Quasi per miracolo. Ok, penso devo arrivare a quello lì. Salto. Niente. Ok. L'unica è riprovarci. Ok, anche questo sono riuscito a farlo.
Ok, ci sono riuscito. Direi quasi a miracolo. E direi abbiamo raggiunto il livello successivo. Chissà perché ci stava una sorta di buco lì in mezzo. No, ok, ora pure con il ghiaccio, quindi è abbastanza complesso, più complesso rispetto a prima. No, perché sul ghiaccio si scivola, almeno in si scivola normalmente, però in Minecraft è difficile controllare il salto che si fa tramite ghiaccio. Ok, da qui. Ah, devo arrivare di qua. Ok, bene o male ce l'abbiamo fatta. Quindi direi di salire su scala. Ok, sarà comunque che nonostante abbia premuto shift, ci sta la possibilità di cascare dalle scale. E non riesco a comunque a rimanere. Ok. Po' più basso. E niente da fare. Quindi devo riprovare e riprovare finché non riesco a rimanere su. È veramente veramente difficile questo livello, sempre se decido. Ok, ora direi che l'unica cosa è arrivare al massimo in alto, cominciare a scendere e poi saltare all'ultimo. No, allora l'unica, ok, ora più semplice del previsto. Devo scendere di qua? Sembrerebbe di sì. Ok, altro livello sono riuscito a fare. Ora per di qua. Cosa devo fare? Di qua non ci arrivo, quindi dubito. Quindi a qui sono arrivato di qua. Sì. E direi che per questo video concludo così perché mi si è spenta la videocamera. E quindi sono impossibilitato a continuare a registrare il video. E spero che comunque sarebbe mancato pochissimo alla fine del video perché avrei finito il livello e poi avrei finito il video. Quindi stavamo praticamente lì. E spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.